Fiera del Libro per Ragazzi è forse la manifestazione più bella che Bologna Fiere organizza. Ora è arrivata ai 50 anni e quindi è la celebrazione del suo 50° anniversario. È una manifestazione nella quale si trovano a Bologna tutti gli editori del mondo, che fa quindi di Bologna una città internazionale nel mondo più bello, quello della cultura e della letteratura per l'infanzia. È una manifestazione che è nata proprio dalla Bologna degli anni 60, quella che progettava, quella che pensava alla educazione, alla formazione, ai diritti delle persone, quindi alla scuola. È una manifestazione che quest'anno per il 50° quindi dedichiamo alla città. La città ci onora con tante iniziative, ci saranno tanti incontri con i bambini e i ragazzi delle scuole e soprattutto vorremmo di nuovo parlare al mondo e abbiamo istituito un premio per tutti gli editori del mondo, ciascuno per le sei grandi aree del nostro mondo, che quindi troveranno Bologna veramente il loro centro per alcuni giorni ma anche per un progetto di futuro. Possiamo festeggiare con orgoglio questi 50 anni. L'edizione della Fiera del Libro per Ragazzi è sempre più affermata internazionalmente, è un'occasione d'incontro di tutta l'editoria che si occupa di libri per ragazzi, del mondo dell'illustrazione, dell'immaginazione, del raccontare storie e anche di riaffermare il diritto fondamentale alla cultura delle nostre bambine e dei nostri bambini. Ecco. Il Consiglio Comunale ha voluto dedicare una sessione specifica a questo argomento con il conferimento di cittadinanze onorarie ai protagonisti di questo mondo. Insomma, è la città dei ragazzi che intorno alla fiera, all'università, alla cattedra per la letteratura per l'infanzia e le tante attività nel campo educativo fa squadra e dimostra che possiamo essere davvero la città dei ragazzi nel mondo. L'università all'interno di questi 4 giorni partecipa in maniera significativa con due momenti. Uno è il convegno, il 28, convegno internazionale sui 50 anni della Fiera del Libro per Ragazzi, un convegno veramente internazionale dove l'unico relatore che è relatore è Antonio Faetti, gli altri vengono da tutte le parti del mondo. E l'altro momento è la laurea a Pennac, di cui parleremo quel giorno. Pennac ci ha abituati appunto a vedere le cose da un altro punto di vista e a guardare tutti, insomma, i lettori, quelli attrezzati e quelli meno attrezzati, quindi sarà un grande arricchimento per Bologna, per l'università e spero per il paese.